S23 Ultra è troppo uguale ad S22 Ultra. S23 Ultra costa troppo. Non spenderò mai tutti questi soldi per un Samsung. Tanto i Samsung svalutano subito, perciò aspetto 2-3 mesi. Ma benvenuti o bentornati nel nostro canale YouTube, ragazzi. Quelli che abbiamo appena sentito sono le 4-5 impressioni che io sono riuscito a trovare su YouTube, sui forum e anche sui canali Telegram a cui sono iscritto. La verità però è un'altra, che S23 Ultra ha tutto quello che non aveva S22 Ultra e lo migliora tanto, tanto sui punti deboli appunto del top di gamma del 2022. Oltretutto vi dico anche che ha un sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel che non ho compreso all'inizio nelle sue potenzialità integrali, ma che sto imparando a conoscere, tanto che ho deciso che gli dedicheremo un video proprio specifico per farvi vedere cosa è in grado di fare questa bestia a livello fotografico. E inoltre dedicheremo anche un video specifico all'app Expert RAW, che è proprio per fotografi, per coloro che vogliono portare a casa scatti veramente importanti, per poterli poi magari rielaborare con Lightroom, Photoshop, tutti quei programmi di grafica che ci permettono di postare, di ottenere foto veramente pazzesche. Adesso, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, subito sigla e poi andiamo a conoscere la belva di Samsung. Prima di andare avanti, non posso non dirvi che siamo un canale giovane, stiamo crescendo, sono contento delle visualizzazioni dei nostri ultimi video e, ragazzi, vi chiediamo di aiutarci in questo percorso. Pertanto, ragazzi, pollicioni su, iscrizioni e soprattutto campanelle per tutte le future uscite di Digitech 2020. Ma adesso non perdiamoci veramente in chiacchiere e andiamo a conoscere bene questa bestia perché mi sta veramente piacendo tanto. Vogliamo subito, ragazzi, sull'unboxing perché non ha più molto senso farlo. Telefono, abbiamo questa pellicola ridicola, insomma, che sta, ho detto, sul posteriore, nemmeno sul vetro per dare, diciamo, un'impronta più di nero, e poi il classico foglietto con il cavo di alimentazione finita. Non c'è nemmeno quest'anno la pellicola sul display, cosa che considerato l'aumento Samsung avrebbe potuto inserire. Perché? Perché poi tocca sempre andare a spendere quei 10 euro per andarla, insomma, ad acquistare anche online, e dà fastidio, ecco. Penso che sicuramente ci potrebbe stare, perché poi molti device anche medio gamma costano molto, molto meno, ce l'hanno in dotazione. Ragazzi, ognuno poi pensa quello che vuole e secondo me un pochettino povero. Ma saltiamo, ragazzi, subito alla sostanza, e cioè quello che c'è sotto al cofano di S23 Ultra. Finalmente un processore top di gamma. Sì, lo Snapporto generazione 2 l'abbiamo già visto sul Vivo X90 Pro Plus, anche qui la recensione sopra, e ragazzi, è tanta tanta roba. Potenza, gestione delle temperature, anche gestione ottimale dei consumi grazie sia all'Adreno 740 che la GPU, insomma, che coadiuva il processore, ma anche grazie alle nuove memorie, ragazzi, l'UFS 4.0, che garantiscono prestazioni e potenza soprattutto quando andiamo a riaprire le app, quando andiamo a lavorare in background, ma anche quando ci serve quella spinta a livello grafico, con consumi veramente molto molto ridotti rispetto alle precedenti UFS 3.1. Ragazzi, tutto scorre alla grande. Giochi di gaming pesanti con lunghe sedute anche di un'ora, un'ora e mezzo, non c'è mai un lag, non c'è mai rallentamento, ragazzi, non c'è mai una perdita di frame, ma soprattutto non scalda mai. Le temperature sono sempre ottimali grazie anche alla nuova modalità di raffreddamento che Samsung ha sviluppato assieme a Qualcomm. L'hanno sicuramente gestita meglio, hanno dedicato più spazio e più qualità a questo aspetto. Si fa veramente tanto sentire. Così come anche l'autonomia, ve lo dico subito, S22 Ultra, almeno per me, l'anno scorso faceva veramente tanta fatica ad arrivare a sera quando era alle 7, devo sempre dare quella piccola ricarica per poter poi arrivare a dopo cena con tranquillità. Non è invece questo il problema dell'S23 Ultra, che garantisce tranquillamente quelle 6 ore, 6 ore e mezzo di display e di utilizzo sempre acceso, ripeto, grazie anche ad un processore che finalmente è parco di consumi. Per quanto riguarda invece, ragazzi, la dotazione hardware, vi dico che qui do una tiratina d'orecchie a Samsung. Perché? Perché proprio mi è rimasta qui, non mi è andata giù il fatto che mi ha obbligato ad acquistare il device da 512 GB di memoria per avere i 12 GB di RAM. Secondo me era doveroso che Samsung inserisse anche nel taglio da 256 GB di memoria i 12 GB di RAM. Ragazzi, parliamo di un top di gamma che costa 1.400 euro. Inaccettabile lasciare 8 soli gigabyte di RAM.
anche per il taglio base. Questo almeno è il mio punto di vista. Pertanto poi non parlo nemmeno del taglio da 1 TB che è esclusiva Samsung Shop. Se lo volete, avete bisogno di tanta tanta memoria, ragazzi, lo trovate solamente lì. Per quanto riguarda invece le dimensioni, parliamo di 163,4 mm di altezza, 78,1 mm di larghezza e 8,9 mm di profondità nella parte, ragazzi, dove sporgono i 5 sensori, con un peso di circa 234 grammi, che vi dico la verità, si fa sentire, ma è molto molto ben distribuito, a differenza, secondo me, di un iPhone 14 Pro Max che alla mano risulta molto più massiccio e molto più pesante. Inoltre, sotto l'aspetto estetico, c'è un elemento che secondo me caratterizza quest'anno l'S23 Ultra, cioè il frame laterale che è molto meno stondato e proprio sulla scia invece dell'iPhone 14 Pro Max o degli iPhone 14 Pro, comunque sia, è molto più squadrato. Questo, ragazzi, permette sia di avere un grip migliore quando lo teniamo in mano, ma anche di avere una superficie maggiore per poter lavorare con l'S Pen quando appunto andiamo a scrivere sul display gli appunti oppure dobbiamo andare ad effettuare delle operazioni specifiche. Pertanto, sotto questo aspetto, gli ingegneri di Samsung hanno fatto un ottimo lavoro. Oltretutto, quest'anno la copertura è garantita dal nuovo Gorilla Glass Victus 2, sviluppato appunto da Corning, che permette di avere una maggiore resistenza alle cadute fino a 2 metri, con anche una maggiore resistenza ai graffi quando magari inseriamo il device in tasca, abbiamo delle chiavi o qualcosa che punta un pochettino sul vetro. Sicuramente dovrebbe essere un pochettino più resistente, ma ragazzi, non vi consiglio comunque di tirarlo a terra o di metterlo in tasca e fare teste, perché poi rovinare un device del genere è veramente un peccato. Però sicuramente anche questo è un elemento che va a migliorare la resistenza appunto del S23 Ultra. Per quanto riguarda invece il display, è pazzesco. Molti ho sentito dire che l'hanno considerato quasi identico a quello dell'anno scorso, invece qui c'è una cosa che non ho notato nelle altre recensioni, adesso poi ve lo dico. Parliamo di un pannello da 6,8 pollici quadri HD Plus con densità di pixel 1440x3088, un dinamica AMOLED con refresh rate da 1 a 120 Hz ed ha un picco di luminosità di 1750 nits. E molti hanno detto, ma come? Addirittura Samsung fa i pannelli e li dà migliori ad Apple, che arriva ben più alto, diciamo, a livello di picco di luminosità. Ma io ho notato che rispetto al pannello dell'anno scorso, ragazzi, è tanto più luminoso, è tanto più uniforme, perché ve lo dico subito, quel pannello di quest'anno, ripeto, protetto da Gorilla Victus 2, è un pannello UDR, che è una evoluzione dei pannelli dell'anno scorso montati sugli S22 Ultra, perché permette di mantenere lo stesso picco di inizio e pertanto non va ad impattare sul consumo della batteria, ma permette di avere una maggiore luminosità e soprattutto di distribuirla in maniera più uniforme in tutto il display, regalando un'esperienza di immersione e di visualizzazione veramente incredibile. Anche qui devo essere sincero, però c'è una cosa che un pochettino mi ha lasciato basito quando sono andato ad approfondire le caratteristiche del device. Infatti ho visto sempre dei colori molto forti, molto intensi, molto sparati, sono andato sulle impostazioni e ho visto che di default Samsung sette, diciamo, display in modalità vivida. Io l'ho immediatamente portata sulla modalità naturale perché preferisco, insomma, colori un pochettino più reali, e mi dà fastidio vedere sempre questi colori un pochettino troppo forti, un pochettino troppo sparati. Ma ragazzi, la verità è che un display incredibile, al di là delle dimensioni, ha una immersività, una profondità di campo, come possiamo vedere quando anche andiamo a caricare video in 4K, veramente impressionante, ragazzi, dà veramente gusto, una figata pazzesca a fare gaming, guardare contenuti in 4K, ma anche e soprattutto finalmente ha una capsula audio ben più forte, più potente di quella dell'S22 Ultra, che a me mi aveva veramente deluso tanto, perché poi soprattutto i bassi erano veramente inesistenti. Facciamo sentire come si sente l'audio di questo device, soprattutto, ragazzi, avete l'opportunità di sentire una musica, un audio più corposo, più potente, che a me veramente fa piacere ascoltare. Ma adesso, ragazzi, andiamo a parlare di un altro punto forte di questo device, il comparto fotografico, che, vi dico la verità, sarà difficile da confrontare con tutti gli altri device del 2023, perché ha un sensore che è pazzesco, che vi ripeto non ho compreso bene dall'inizio, perché lo utilizzavo come utilizzavo quello di S22 Ultra, di iPhone 14 Pro e di tutti gli altri device che ho gestito in questo periodo. Ma ha un campo di attivazione, una flessibilità,
una capacità veramente di catturare una serie di immagini, di gestire soprattutto i video, che è pazzesca, e non ho mai visto qualcosa del genere. Peraltro sarà difficile confrontarlo, almeno dal mio punto di vista, con gli altri device sul commercio. Parliamo infatti di un sensore principale da 200 megapixel che funge anche da grandangolare, un altro sensore grandangolare da 12 megapixel e due sensori teleri da 10 megapixel. Logicamente abbiamo anche la stabilizzazione ottica integrata, mentre la selfie camera è da 12 megapixel. E ragazzi, quello che fa questo device è qualcosa di incredibile, non solamente a livello di colori, perché possiamo vedere che riesce a gestire anche contrasti molto molto forti, molto molto potenti, con grandissima precisione, ma quello che mi è piaciuto è anche la capacità di zoomare mantenendo una qualità impressionante a livello di immagine. Forse un elemento che potrebbe essere migliorato è quello relativo alla gestione dei verdi quando il sole taglia forte ed è intenso, perché sono probabilmente un pochettino sovraesposti, e qui sono sicuro che Samsung interverrà con l'HDR per permettere di scattare foto ancora migliori. Ma la possibilità di andare a zoomare non solamente con l'obiettivo, ma prendiamo queste foto, io prendo una foto da una certa distanza, vado a croppare l'immagine e ragazzi, sembra una foto realizzata veramente con una fotocamera tradizionale, cioè non c'è assolutamente nessuna perdita di dettaglio, e questo ragazzi veramente permette di poter gestire e usufruire senza modalità RAW tutto quello che vogliamo con grandissima precisione. Anche le foto macro, ragazzi, vengono alla grande. Sicuramente non siamo ai livelli di iPhone, ma ci stiamo veramente avvicinando in maniera importante, perché possiamo veramente essere vicinissimi al soggetto, e anche la profondità di campo è colta con grandissima precisione, mentre il soggetto principale è veramente messo in risalto molto molto bene, senza soprattutto esasperare aspetto cromatico. Mi è piaciuta molto questa cosa, così come le foto con effetto bouquet sono veramente tanta 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 roba, perché lo sfondo è sempre sfocato in maniera molto naturale, non c'è mai sovraesposizione né cromatica né rispetto al soggetto da mettere in primo piano. E poi ragazzi, possiamo veramente avvicinarci, zoomare, croppare, fare quello che ci pare, perché questo sensore è pazzesco. Lo vediamo anche nei video, dove non solamente abbiamo veramente tanta pulizia e tanto dettaglio, ma possiamo anche, ragazzi, gestire uno sfondo con una stabilizzazione ottica veramente da paura, e non ho nemmeno utilizzato poi oltretutto la modalità cinematografica. Pertanto tanta tanta roba, ragazzi, potete sempre portare a casa il risultato. E poi adesso c'è un aspetto che molti ho visto che non hanno notato quando hanno fatto le recensioni dell'S23 Ultra, ma ragazzi, su tutta la gamma, ve lo dico subito, io invece ho visto immediatamente, perché mi piace proprio analizzare questo aspetto, il tempo di latenza. Cioè quest'anno Samsung, grazie penso ad un'ottimizzazione software, è riuscita a diminuire tantissimo questo tempo di latenza, permettendoci di portare sempre a casa quel momento, quell'espressione, quella propria situazione che volevamo fotografare. Altro punto di vantaggio rispetto ai modelli appunto del 2022. Per quanto poi riguarda, ragazzi, la nightography di Samsung, cosa vi devo dire? Queste sono le immagini, ragazzi, contrasti da paura, addirittura in notturna è riuscita a prendere le nuvole con il cielo azzurro. Tutto viene illuminato con grande naturalezza e grande pulizia di dettaglio. Ma vi faccio vedere quello che è in grado di fare questo maledetto sensore in chiave notturna. Prendiamo il monumento del passito da lontano e focalizziamoci sull'elemento centrale della foto, quello messo proprio in sovraesposizione cromatica. Andiamolo a zoomare e ragazzi, riusciamo a prendere questo. Cioè, nessun device riesce a fare una cosa del genere. Fa paura, e siamo in notturna. Non c'è rumore. Non c'è veramente nessun grado nemmeno di ingiallimento, di decadimento proprio cromatico su questo particolare, e a me ragazzi mi ha fatto veramente impressione. Ok ragazzi, terminato il momento di esaltazione personale per le capacità fotografiche di questo mostro, adesso vi dico anche tutto quello insomma di cui non abbiamo parlato fino adesso. Iniziamo dalla batteria, modulo a 5000 mAh, che con il SnapWatch generazione 2 bla 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 vi consente tranquillamente di arrivare a sera, e se non fate un utilizzo mostruoso anche un pochettino oltre. Mentre andiamo ad analizzare l'aspetto della ricezione, perché ragazzi? Perché è tanto tanto migliorato rispetto alle S22 Ultra dell'anno scorso, che io mi ricordo quando da switchare da 4, 4,5, 5G ci metteva veramente un'era
geologica, 10 secondi a cerca del segnale migliore, con impossibilità spesso di telefonare, di navigare, che si inchiodava e faceva veramente girare le balle, ve lo dico subito. Quest'anno, ragazzi, invece è una bomba. Il segnale viene sempre gestito con la migliore intensità e viene anche mantenuto alla grande. Vi dico anche che ho passato la SIM Iliad, che io gestisco come SIM principale, dall'iPhone 14 Pro a questo S23 Ultra. La differenza è stata abissale. La velocità appunto di switchare tra una cella e l'altra, tra un segnale e l'altro, è stata veramente impressionante. Così come anche l'audio in capsula, quando andiamo a telefonare, è veramente di una pulizia ottima, molto molto migliore rispetto a quello dell'S22 Ultra. E per quanto invece riguarda il sensore di impronte, l'ho messo alla fine quasi, non quando parliamo del video, perché ci devo fare un discorso a parte. Il miglior sensore di impronte che ho testato, e vi dico un'altra volta, andatevela a vedere se vi siete dimenticati prima, è quello del Vivo X90 Pro Plus, che è un mostro, è grandissimo, è funzionale, è immediato, è reattivo. Spesso basta sbloccare con il Tap to Wake il display del Vivo 90 Pro Plus sopra il sensore per farlo partire in automatico. Questo di S23 Ultra è più piccolino, per carità, molto veloce nello sblocco, sempre reattivo anche quando lo utilizziamo dalla prima volta della registrazione, però veramente è un sensore, comunque sia, ripeto, che non è a quel livello. Mi sarei aspettato da parte di Samsung un sensore come quello del Vivo, e invece siamo ad un livello inferiore. Dunque, ragazzi, penso di avervi fatto la fotografia più completa possibile sul nuovo S23 Ultra. Se c'è qualcosa che non ho detto, che volete approfondire, fatemelo sapere nei commenti sotto, vi risponderò il più velocemente possibile. E adesso andiamo a parlare di uno dei fattori un pochettino più discussi dell'S23 Ultra, cioè il prezzo, che ha impattato in maniera pesante su tutta la gamma S23. Perché? Perché il taglio da 8, 256 GB, costa 1479 euro. Il fratello maggiore da 12, 512 GB, costa invece 1659 euro. Mentre il device con un terabyte di memoria esclusiva Samsung Shop, ragazzi, costerà 1899 euro. Prezzi che è possibile ammortizzare per chi acquista il device entro il 16 di febbraio, con un cashback che Samsung riconoscerà con un bonifico sul conto corrente, ma che comunque vanno ad impattare pesantemente sulle tasche di tutti. Non sta a me adesso esprimere un giudizio sull'andamento dei prezzi di questi smartphone, fatemi magari sapere anche questo sotto che cosa ne pensate. Vi dico già però che faremo una comparazione nel prossimo video tra l'S23 liscio e l'iPhone 14 Pro, per vedere qual è magari il device che risponde un pochettino di più alle vostre esigenze. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video di GTech 2020. Ciao ciao!